corso di formazione legale per richiedenti asilo e rifugiati, organizzato dal Circolo Svegliarci di Palagiano, ente gestore del progetto COINE. Quali gli obiettivi che vi ponete con questo corso di formazione? Beh, intanto il Circolo Svegliarci, appunto in qualità di gestore del progetto SPRAR, che sta per Sistema di Richiedenti Asilo e Rifugiati del Ministero dell'Interno, abitualmente informa i propri beneficiari di quelli che sono i diritti e i doveri che scaturiscono, i diritti e i doveri del richiedente asilo e del rifugiato che scaturiscono dalla normativa nazionale e internazionale. Quest'anno abbiamo voluto invece fondere, diciamo, due bisogni: uno, quello dei richiedenti asilo e rifugiati, di essere informati su quelli che sono i permessi di soggiorno, l'accesso alle commissioni, gli eventuali dinieghi, i ricorsi, i ricongiungimenti familiari, l'accesso allo studio, l'accesso alla sanità e tutti quelli che sono i diritti loro e anche i doveri che vengono garantiti e i doveri che invece vanno da loro esercitati, e il bisogno di chi, come i ragazzi che sono presenti all'interno di quest'aula, intendono vivere l'esperienza del centro di accoglienza come operatori sociali o come insegnanti di italiano, perché uno dei servizi che il centro SPRAR eroga. E quindi abbiamo voluto unire e fare questa bella classe mista tra immigrati e giovani italiani nella formazione legale, appunto. Quali sono le materie che trattate in questo corso? Questa formazione legale, poiché intende dare una infarinatura di quello che è il mondo, chiamiamolo così, del richiedente asilo da un punto di vista normativo, parte, come giusto che sia, dalla Convenzione di Ginevra del 1951, a cui aderirono un centinaio di stati, e che vincolava da un punto di vista morale gli stati aderenti al riconoscimento o all'individuazione dell'asilante e di colui che ha diritto all'asilo politico come di persona che corre un reale pericolo di vita nel proprio paese e che sia discriminato fortemente per motivi di razza, di religione o qualsiasi altro motivo di carattere politico. Quindi partiamo ovviamente dalla definizione di chi è il richiedente asilo e di chi è colui che ha diritto al riconoscimento dell'asilo politico, per passare, fare un passaggio attraverso la Costituzione italiana, che ovviamente anch'essa riconosce allo straniero che si trova in questa particolare condizione di bisogno, riconosce una serie di diritti che vengono riconosciuti anche al cittadino italiano, l'articolo 10 della Costituzione italiana. Dopodiché spieghiamo tanto agli operatori o chi si candida ad essere operatore quanto ai richiedenti asilo quali sono i vari passaggi. Quindi alla frontiera la richiesta d'asilo è il primissimo passaggio e di lì passiamo attraverso tutta quanta la procedura per arrivare ai vari tipi di permessi di soggiorno e ai vari tipi di diritti che si acquisiscono con lo status che viene riconosciuto ovviamente dalle commissioni che sono sparse per tutta Italia e che ultimamente a causa dell'enorme flusso sono state raddoppiate, da 10 sono diventate 20. Sono queste che decidono se il richiedente asilo ha diritto a uno status e quindi ad essere riconosciuto come asilo politico, come permesso di soggiorno per asilo politico, oppure protezione sussidiaria, o semplicemente come protezione umanitaria o addirittura diniego. Pare che l'80% purtroppo siano dinieghi. Chi sono gli iscritti a questo corso?
Gli iscritti a questo corso sono ovviamente tutti gli ospiti che abbiamo all'interno del nostro centro, perché ripeto, la formazione legale è rivolta a loro affinché siano informati, e abbiamo unito questa volta il bisogno di coloro che si candidano, quindi abbiamo circa una decina di ragazzi che vorrebbero entrare a far parte di questo mondo, a cui abbiamo pensato di dare un'infarinatura di queste nozioni. Alla fine di questo corso, che titolo legale si acquisisce? Beh, alla fine di questo corso ovviamente rilasciamo un attestato di partecipazione, non è un titolo legale, ma siamo uno SPRAR, quindi siamo Ministero dell'Interno, noi stessi, per cui ha una certa valenza sul territorio italiano l'aver fatto esperienza all'interno di uno SPRAR. Allora, è molto importante un rifugiato di proseguire questa informazione, perché noi siamo qua in Italia per qualche aiuto, diciamo. Cioè, uno che è venuto e scappato del suo paese e è arrivato qua in Italia, cioè, se lui non conosce la legge d'Italia, che non serve a niente. Uno deve conoscere tutta la legge d'Italia per proseguire la sua, diciamo, la sua, come si dice? Formazione. La sua formazione. Quindi è molto importante uno proseguire questa informazione. A me, io capisco, diciamo, tante cose di questo, che di questa informazione, come i permessi di soggiorno, quello dei sussidiari, quello umanitari e quello asilo. Diciamo, ci sono tre tipi di permessi di soggiorno. C'è quello di 5 anni sussidiari e quello di 5 anni di asilo e 2 anni umanitari. As the word said, people said that I don't know the law. Ignorance of the law is not an excuse. It means that you go there, I don't know about it. It's not an excuse. You must know before enter. Allora, questo mio amico Abdullah, che viene dal Sierra Leone, lui sta dicendo che è molto importante che uno, quando arriva, conosce la legge italiana. Quindi se uno non conosce la legge in Italia, che non, è, cioè, non serve a niente, non è importante per lui. Lui deve prima conoscere la legge d'Italia. Allora, penso che ai giorni d'oggi sia una cosa abbastanza importante rendersi conto di alcuni problemi che ci riguardano molto da vicino. Il fenomeno dell'immigrazione, per esempio, è anche un problema, chiamiamolo così, che non va sottovalutato, in quanto molti ragazzi, molti immigrati arrivano proprio sulle nostre coste, le coste italiane, per richiedere asilo, per richiedere comunque ospitalità. E al di là del punto di vista politico, è molto importante essere informati sui problemi e su ciò che spinge questi ragazzi, questi migranti, appunto, a venire nei nostri paesi, perciò abbandonare le loro famiglie, abbandonare il loro stile di vita, abbandonare la loro terra per venire da noi, ecco perché non va sottovalutato molto tutto quanto. Ed è importante per noi ragazzi soprattutto acquisire informazioni per trasmetterle anche ai nostri coetanei, per trasmetterle anche magari a chi è un po' più adulto, che il problema non se lo pone o se lo pone in maniera sbagliata. Una lezione di vita, quindi? Una lezione, sì, di vita prima di tutto, perché si tratta di casi umani. E anche dal punto di vista legale, comunque, è molto importante essere informati, perché magari chi mette la legge, chi mette davanti la politica prima della vita di un qualsiasi tipo di individuo, va corretto anche legalmente, perché la disinformazione è un problema molto grave attualmente. E quindi per noi essere informati, per noi giovani essere informati su tutto questo è molto importante, proprio per cultura personale, ma anche per poter trasmettere ad altri tutto quanto.
E questo corso di formazione ci permette a noi ragazzi, diciamo, di poter avere, diciamo, una nozione, appunto un'infarinatura di quelle che sono innanzitutto non solo le leggi europee ma anche le leggi in Italia, e di conoscere, diciamo, la situazione attuale, proprio perché in Italia oggi come oggi c'è una disinformazione. Quindi l'importanza che assume la venuta di questi, diciamo, immigrati in Italia, che in un certo qual modo contribuiscono allo sviluppo e alla crescita dei paesi, quindi non solo in Italia ma anche in tutta Europa. E noi appunto stiamo seguendo, diciamo, questo corso per non solo di formazione e di conoscenza, ma anche diciamo per avere una prospettiva anche futura e di poter in qualche modo anche diciamo aiutare gli altri a far conoscere quelle che sono appunto anche le problematiche di oggi. E alcuni di noi appunto sarebbe interessato non soltanto, diciamo, all'insegnamento ma proprio la possibilità di poter, diciamo, in qualche modo operare, diciamo, socialmente nel contesto in cui ci troviamo. Allora, nella giornata di ieri ci siamo occupati della trattazione dell'analisi del significato del termine rifugiato, e quindi ci siamo occupati di analizzare tutto il percorso relativo al riconoscimento della protezione internazionale. Quindi qual è il primo atto che l'immigrato deve compiere nel momento in cui arriva in Italia per avanzare richiesta di protezione internazionale. Abbiamo analizzato quelli che sono i diversi tipi di permesso che possono ottenere successivamente alla richiesta i richiedenti protezione internazionale, quindi per asilo politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. Oggi invece ci occupiamo dell'argomento riguardante l'eventuale negazione della richiesta di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, quindi quali sono le possibilità che vengono offerte al richiedente protezione internazionale nel momento in cui si trova a far fronte ad un diniego da parte della Commissione. Ha un'unica possibilità, che è quella di potersi rivolgere ad un avvocato, fare istanza di gratuito patrocinio per poter presentare il ricorso, cioè significa che pur non avendo le possibilità economiche per potersi permettere un'assistenza legale, può comunque farlo mediante la compilazione di una domanda che va depositata in tribunale, che riguarda il pagamento delle eventuali spese processuali dovute questa volta dallo Stato all'avvocato e non dal ricorrente. Il ricorso avverso il diniego della Commissione territoriale può essere presentato entro 30 giorni dal momento della notifica del provvedimento. Questo termine però viene fortemente dimezzato nei casi in cui il richiedente protezione internazionale non si trovi all'interno di un centro di accoglienza, ma si trovi invece nei CARA oppure nei CIE. In questo caso i tempi vengono ridotti da 30 a 15 giorni. Ovviamente nel ricorso a suffragio di quelle che sono le motivazioni del ricorso deve necessariamente essere allegata anche la storia personale del ricorrente, deve essere richiesta l'audizione del ricorrente dinanzi al giudice, significa che il giudice farà delle domande al ricorrente e chiederà le ragioni per le quali è partito dal proprio paese di origine, il tutto però naturalmente suffragato anche da documentazione attestante la situazione sociopolitica del paese di origine, e quindi qualsiasi tipo di documento eventualmente in possesso del richiedente o facilmente reperibile dai siti specifici dell'UNHCR, quindi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, che spiega in maniera dettagliata quelle che sono le condizioni appunto di ogni singolo paese di origine, al fine di contestualizzare nella maniera più aderente alla realtà la storia personale del ricorrente.